Studente siracusano arrestato a Enna dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di hashish e materiale per il confezionamento della droga in dosi. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Siracusa hanno tratto in arresto uno studente della provincia di Siracusa, Paolo Arizza, 24enne, colto in flagranza della detenzione dei fini di spaccio di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente hashish occultato in dosso, nonché di materiale per il confezionamento della droga in dosi, ritrovato nella casa dove dimora a Enna. In un ampio contesto della prevenzione e repressione dei reati, gli agenti della squadra mobile di Enna hanno effettuato diversificati servizi impiegando alcune pattuglie ed equipaggi anche appiedati nei principali luoghi di transito di persone, quali le fermate dei bus urbani ed extraurbani, la stazione ferroviaria e altre aree pubbliche di aggregazione. In tale ambito notavano che un giovane, appena sceso da un pullman, si allontanava rapidamente iniziando a guardarsi intorno come a voler appurare se qualcuno lo stesse osservando. I poliziotti, insospettiti dal suo atteggiamento, decidevano di controllarlo verificando che si trattava di un ragazzo proveniente da un'altra provincia che dimorava ad Enna per motivi di studio. Approfondendo il controllo, gli agenti effettuavano la perquisizione personale sul posto, trovando indosso al ragazzo occultate nelle parti intime due panetti di hashish del peso complessivo di 188 grammi circa. Estesa la perquisizione anche presso l'abitazione, veniva rinvenuto materiale per il confezionamento della droga in dosi, in particolare due bilancini elettronici di precisione, alcuni coltelli intrisi di sostanze stupefacenti e un rotolo di carta alluminio in parte utilizzata. Alla luce delle risultanze investigative, dopo l'attività di repertazione dello stupefacente da parte del personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica e le altre formalità di rito, il giovane veniva tratto in arresto e, come disposto dal magistrato di turno, sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Stefania Leonte, che coordina le indagini, è sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Enna.